Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È circa 2 mesi e mezzo ormai che ho acquistato il Google Home Mini e finalmente è arrivato il momento di fare una recensione seria e precisa. Sì, perché secondo me un prodotto come questo non lo si può recensire appena esce, perché sicuramente sarebbe stata una recensione negativa, perché bisogna dargli il tempo agli sviluppatori di sviluppare il software e il firmware. Praticamente ormai tutti gli oggetti tecnologici gli si deve dare secondo me almeno 2 o 3 mesi da quando escono per fare una recensione completa, perché è da lì veramente che si vede la potenzialità di un prodotto. Appena esce ha delle pecche sicuramente dovute al firmware e al software che lo limitano. Poi se un prodotto è limitato a livello hardware, quello rimane limitato anche dopo 2 o 3 mesi, quindi la recensione sarà negativa. Ma un prodotto che ha comunque la possibilità di essere sviluppato tantissimo a livello software, gli si deve dare il tempo, quindi adesso il tempo l'ha avuto, adesso lo analizziamo da vicino. Io avevo già fatto un video riguardante Google Mini, era un video stupidissimo, un video ironico, solo per far vedere le cose stupide che faceva il Google Home Mini, perché una recensione seria l'avrebbe secondo me bocciato, perché comunque all'inizio secondo me non funzionava benissimo, anzi è vero che il prezzo è solo di 59 euro, però deve fare quello per cui è stato creato, anche per il fatto che è comunque un prodotto di Google, non è fatto dalla ditta Chip & Chop, è fatto comunque da un'azienda con le contropalle, quindi ci si aspetta anche che funzioni da azienda con le contropalle. E adesso secondo me è pronto per una recensione, perché prima per esempio se io gli dicevo una cosa tipo di riprodurre la musica, che è una funzione base di questo prodotto, delle volte la riproduceva, delle altre volte la stessa frase detta nello stesso modo mi diceva non è stato possibile, non posso aiutarti, e tutte queste cose, diciamo, frasi che stavano a dire che lui non aveva capito una mazza. Ovviamente adesso questo è cambiato, cioè capisce molto di più. Secondo me il problema ovviamente era dovuto alla lingua italiana, non era ancora, diciamo, ottimizzato per la lingua italiana. Adesso invece lavora molto bene, cioè basta dirgli una volta, capisce subito e soprattutto gli si può parlare anche a distanza. Prima neanche a 50 centimetri tante volte capiva, non sapevi se avevi parlato troppo veloce, se avevi parlato troppo lento, se non avevi lasciato lo spazio tra le parole, cioè lui praticamente capiva quello che aveva voglia e soprattutto la maggior parte delle volte non capiva. Adesso gli si può parlare anche a distanza, tipo io ce l'ho, diciamo che ho la cucina e la sala comunicanti, cioè non c'è una parete che le divide, c'è un muro basso e io ce l'ho proprio su quel muro, quindi riesco a usarlo in 2 stanze, cioè sala e cucina. E adesso anche dal divano, che è circa 2,5 metri da lui, se gli parlo lui capisce, ma senza che urlo, senza che ripeta le cose 50 volte, lo capisce sempre giusto. Quindi è migliorato tantissimo, adesso è il Google Mini che ci si aspettava. Io lo uso preferibilmente per il mio stile di vita per fare 3 cose. Il buongiorno al mattino, che dopo vi faccio vedere. Accendere e spegnere le luci, per sì, perché lui comunica con le luci che ho in casa, cioè le file sue. E diciamo lo uso per la musica, perché ovviamente se avete un abbonamento a Spotify o a Apple Music o a Google, lui riproduce la musica da uno di questi 3. Io ho Spotify, infatti dopo vi farò vedere come funziona bene con Spotify. Dopo lo uso anche ogni tanto per chiedergli il traffico, se devo andare da qualche parte, lui mi dice quanto ci metterò ad andare in un determinato posto e che traffico c'è, via dicendo, o delle domande tipo per sapere qualcosa, dove lui va a pescare le informazioni da Wikipedia. Una cosa ottima che ha è che è in continua evoluzione sulla compatibilità con un sacco di prodotti, cioè di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo di prodotto, è in continuo sviluppo e in continua compatibilità. Purtroppo però non è ancora compatibile con il mio sistema di allarme che uso, cioè il mio iSmart Alarm non è ancora compatibile con Google Home, è compatibile con Alexa, cioè quello di Amazon, ma non ancora con questo. Spero che lo diventi, perché sarebbe figo avere l'antifurto, le luci, tutte integrate in Google Home. Ma adesso guardiamo da vicino, secondo me, le cose più utili nel mio stile di vita, che potrebbero essere utili anche nelle vostre, e soprattutto come lui reagisce bene a quello che gli chiediamo. Allora, iniziamo con le luci. Questa è una lampadina Philips Hue, quella che di solito uso in taverna. Adesso proviamo ad accenderla. Ok Google, accendi luce taverna. Va bene, accendo taverna.
Vedete che l'ha accesa. Adesso gli chiediamo di abbassarla. Ok Google, abbassa la luce taverna al 50%. Ok, imposto la luminosità di taverna al 50%. Vedete che l'ha abbassata al 50%. Se adesso gli chiediamo di spegnerla, ok Google, spegni luce taverna. Ok, spengo taverna. Vedete come adesso funziona benissimo con le luci Philips Hue. Ma non era il problema delle luci, il problema era proprio che non capiva quello che gli si diceva, secondo me, all'inizio. Adesso l'italiano, diciamo, hanno sviluppato la lingua italiana, cioè si sta sviluppando di più nel capirla. Secondo me aveva problemi proprio a capirla all'inizio. Allora, una cosa a me piace tantissimo è il buongiorno, nel senso che se noi gli diamo il buongiorno al mattino, lui ci dà un sacco di informazioni. Ok, io arrivo dalla camera, vado in cucina per fare colazione, passo davanti a Google e a quel punto gli posso dire: ok Google, buongiorno. Ciao, sono le 18:08. Adesso a Barzanò ci sono 21 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Vedete che ci dà un sacco stanotte di informazioni. Si prevedono 16 rovesci. E questa informazione passa ce le dà già giornata al mattino. Ecco le ultime notizie. Ci dà le notizie, cioè al mattino. Trasmesso quando io faccio colazione, ho le informazioni meteo della giornata alle 17. E le informazioni di RTL 102.5 giornale orario. Buon pomeriggio da Gabriele Manzo, in apertura ci occupiamo di politica con le consultazioni. Ok Google, spegni. Ok, avete visto che lui adesso si è spento. Prima, mentre tipo in questo caso andava a RTL, cioè il telegiornale di RTL, telegiornale, il radiogiornale di RTL, non avrebbe capito una mazza, perché mentre c'era il suono del radiogiornale che andava, se tu gli dicevi di spegnere, questo proprio non lo spegneva, o dovevi tentare di dirglielo tipo 4-5 volte. A quel punto dicevi, ma anche no, staccavi la spina della corrente e lo spegnevi. Invece adesso, anche mentre va e anche col volume alto, capisce. Diciamo, l'ultima cosa che io uso tantissimo è per la musica, perché comunque è piccolo e ha una qualità audio secondo me buona e anche una bella potenza, nel senso che nella sua dimensione ha una bella potenza di suono. Quindi, anzi, adesso ve lo faccio sentire, proviamo a far partire una canzone. Ok Google, riproduci Cristina D'Avena. Ok, ecco Cristina D'Avena su Spotify. Ok, se io alzo il volume, cioè questo adesso riesce in casa, dà una bella potenza. Sono stonato come Pollon, come lei combino guai, ma sto ok Google, spegni musica. Ok, vedete che l'ha spenta, cioè lui mi sente anche col volume alto. Lui adesso capisce benissimo quello che prima non faceva. La parte estetica non ve la sto neanche a descrivere, perché ormai è stata recensita tipo 150 milioni di volte, e unboxing e via dicendo. Però diciamo che la parte bella, parte l'estetica, che la vedete e si sa com'è, è i tasti del volume, che sono gli unici due tasti che ha sopra, cioè quello che permette di alzare, vedete, o abbassare il volume, che non ci sono, ma basta toccare questi angoli e alza e abbassa il volume. L'unico tasto fisico che ha è questo qua, che per disattivare o attivare il microfono. Quindi ragazzi, secondo me adesso questo Google Home Mini vale veramente forse di più anche dei 59 euro che costa, perché comunque per 59 euro adesso funziona veramente veramente bene. Secondo me è comodissimo, è divertente. Se avete dei bambini ci possono giocare, nel senso che gli parlano, lui gli risponde, possono fargli delle domande stupide, lui risponde, possono chiedergli delle filastrocche, lui risponde, delle canzoni, lui tenta di cantare. Cioè, se avete dei bambini si divertono un casino. Mia figlia si diverte tantissimo, gli chiede cose stupidissime, lui se può gli risponde, se no non gli dice che non sa cosa, come aiutarla. Però veramente è divertentissimo per i bambini, vabbè, è utilissimo, adesso funziona veramente bene. Se avete altri prodotti smart compatibili con Google Home Mini o con il suo fratello più grande, che poi alla fine diciamo le funzioni sono le stesse, solo che ha diciamo uno speaker più consistente, quindi se lo si vuole proprio per ascoltare la musica in maniera anche più forte, in un ambiente più grande, bisogna acquistare quello grosso. Secondo me questo già comunque spinge a livello di musica, di potenza e anche di qualità di suono. Quindi ragazzi, se questa recensione vi è piaciuta, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!